tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi è proprio il mio primissimo video, quindi mi perdonerete, vero, se sarò un po' impacciata. Volevo iniziare il mio primo video con il botto, come si suol dire. E cosa c'è di meglio di questo super botto? Calendario dell'avvento di Zalando. Forse lo avrete già visto. Io me ne sono innamorata già dai primi video, quindi dovevo acquistarlo per forza e volevo iniziare con voi appunto questa mia avventura sul canale con questo mio primo calendario dell'avvento, primo e unico. Ho acquistato solo e solo lui, però ne vale veramente la pena. Lo apriamo insieme? Via! Allora, il calendario è così. Io mi sono innamorata appunto già di queste caselline e insomma, dovevo per forza acquistarlo, come vi ho detto. È stato un mio autoregalo, diciamo. Quindi si compone di 24 caselle e noi andiamo subito a vedere la prima casella. Cercherò di aprirle così con voi e poi insieme, non volevo fare tanto rumore, ma c'è la carta. Primo prodotto è una face base alle vitamine di Bobbi Brown. Non so se fa riflesso. A testare. Casella numero 2, volevo provare a vederle così, ma credo di non riuscirci, quindi giriamo un attimo. Casella numero 2. Alcune sono scritte in numeri e altre in parole in lingua inglese. Qui troviamo una palettina di Revlon. Forse fa un po' riflesso, perdonatemi, anche quello. Magari con i prossimi video un po' mi metterò a posto, anche con le luci. Tra l'altro oggi c'è una giornataccia, piove, c'è un vento fortissimo. Casella numero 3, anche questa è scritta in parola, 3. Credo anche che questo calendario sia super riutilizzabile, perché io almeno lo riutilizzerò per tenere anche i prodotti skincare, make-up. È ottimo, ha i cassettini belli capienti, quindi bellissimo. Quindi casellina numero 3, abbiamo detto. Questo è un bronzing, un concentrato, cos'era? Quello per chiudere, della Pay, Hyaluronic, Seek Help, un bronzing. Ok, casellina numero 3, poi facciamo il punto della situazione quando abbiamo finito il calendario. Casellina numero 4. Casellina numero 4, abbiamo un lip cream per le labbra di Elizabeth Arden. Io amo i prodotti di Elizabeth Arden, mi trovo benissimo anche con le ampolle per il viso, super idratanti, quindi felice di averlo trovato. Numero 5, eccola qui, sempre in numero, è una casellina piccolina ma abbastanza pesantina. Vediamo cosa troviamo alla casella numero 5. Troviamo l'olio multifunzione brillanti nato della NUX. Io uso già l'olio, quello classico della NUX, e è super super idratante. Mettiamo qua.
casella numero 6, che è quella più cicciottosa, guardate, è gigantesca. Casella numero 6 è lui o non è lui? Ma certo che è lui, l'UFO. Allora, sono sincera, io ho acquistato il calendario per lui, perché dopo aver visto tantissimi video dello spacchettamento del calendario Zalando, e eccolo, il fuore è UFO, e quindi io ho comprato il calendario anche per gli altri prodotti, ma per lui in primis dovevo averlo. È mio! Troppo felice. Questo prodotto vale al costo dell'intero calendario e lo volevo. Casella numero 7, 7, scritto in parolina 7, qui abbiamo un primer per i capelli e anche un termoprotettore. Io credo di averlo già e di averlo trovato in una delle box di Look Fantastic, se non sbaglio. E sì, mi ero trovata bene. Via! Casella numero 8. 888, dove sei? Hate. Casella numero 8. E qui abbiamo, un pack stupendo. Abbiamo il volume Million Lashes. È un mascara di L'Oréal Paris. Cioè, il pack è super, super natalizio. Forse fa un sacco riflesso. Eccolo, non so se lo vedete. Bello, bello. Questo da testare. Io di solito non uso i mascara perché faccio le extension ciglia, però mi sono ripromessa di stoppare per qualche mese con le extension ciglia per testare un po' di mascara, quindi questo sarà il mio prossimo da testare. Casella numero 9, eravamo alla 9? Sì, eravamo alla 9. Casella numero 9, siamo... Eccola qua, 9. Leggerina. Leggerina, e sono dei patch occhi. Della Coscrce. Boh. È scritto qua. Patch occhi, anti-imperfezione. Da testare anche questo. Casella 9. Adesso abbiamo la casella numero 10. È scritta sempre il numerino 10. Qui abbiamo un prodotto per le sopracciglia della Mina. E è un mascara per sopracciglia trasparente. Anche questo può servire, visto che io ho le sopracciglia un po' non perfette, ma va bene. Casella numero 11, dove siamo? 11, eccola qua, pesantina. Vediamo cosa troviamo. Qui troviamo un body oil allo Ylang Ylang di Tom Hems. Non ho mai provato nessun prodotto di questo brand.
mi incuriosisce molto, soprattutto in questa stagione dove la mia pelle va veramente tanto a seccarsi. Gli oli sono sempre i benvenuti. Casella numero 12, dove sei? 12? Dove sei? 12? Eccola! Casella numero 12. Casella numero 12 abbiamo... abbiamo un Botanical Repair Shampoo di Aveda. Ho provato alcuni prodotti del marchio Aveda e devo dire che mi sono sempre sempre piaciuti. Casella numero 13. Casella numero 13. Qui abbiamo... scusate, ma butto lì così, se no ci ritroviamo tutto in mezzo. Qui abbiamo una matita automatica, un eyeliner della Kiko Milano. Nera. L'apriamo. Così la vediamo anche insieme. Se ce la faccio. Eccola qui. Beh, io sono abbastanza impeditella a mettere l'eyeliner. Ci proviamo. Mi sembra che abbia la punta bella sottile. Casella numero 14, eccola qui. Mi sembra piccolina. Abbiamo una maschera trattamento della Glam Glow piccolina. Questa è proprio una mini size della Glam Glow. Ho provato parecchi prodotti della Glam Glow, soprattutto le maschere, e le amo. Questa non mi sembra di averla mai provato. Proviamo. Casella numero 15. Casella numero 15, sei qua! Bella cicciottona anche questa. Sarà mica un altro UFO. Magari. Magari. Casella numero 15. Cerchiamo di non fare troppo rumore. Cerchiamo. E abbiamo un prodotto della Skincare Revolution, quindi una nuova linea. E questo è un cream cleansing alla vitamina C, quindi per la pulizia del viso. Volevo far così, ma la mia mano è molto più piccola della confezione, quindi una full size. Interessante anche questo, perché io amo i prodotti in gel per la pulizia del viso. Gel e schiuma sono i miei preferiti, quindi amo. Casella numero 16. Cosa sarà? Cosa sarà? Casella numero 16. Già mi piace. Già mi piace, perché è un prodotto di Huda Beauty. No, non è di Huda Beauty, ma di Urban Decay. Setting spray, quindi quello, lo spray per settare il trucco. Urban Decay. Esci. Esci. Questo è il loro prodotto. Uno dei loro prodotti migliori, a mio avviso. Quindi ottimo. Chiudete. Dopo si chiude. Casella numero 17, qui sotto. Bella pesantina. Casella numero 17. Certo che questa carta un sacco rumore. Vabbè. Casella numero 17, abbiamo un prodotto di Saint-Tropez e sono le vitamine
è un boosting di vitamina C e D. Saint-Tropez, però, se io non sbaglio, dovrebbe essere un autoabbronzante. Ho un altro prodotto di Saint-Tropez che era un autoabbronzante azzurrino. Sì. E non l'avevo mai usato. Proverò. Casella numero 18. Casella numero 18. Abbiamo, wow, che carino, un rossettino di MAC, piccolino, è il 626, ma che piccolo, bello, mi piace, non è un colore che io amo particolarmente perché essendo io molto chiare di carnagione questi colori, però per le feste si può pensare. Casella numero 19, vai là. Casella numero 19, abbiamo la Advanced Night Repair di Estée Lauder. Io questo ce l'ho e lo uso ed è fantastico. Questo è in mini size, sì. Ah, ok, quindi non ha la pompetta per le gocce, ma io userò la mia. Quindi questo va nelle scorte. Appena finisco il mio, ottimo, ottimo se non l'avete provato. Vi rigenera la pelle completamente. Di notte. Super. Casella numero 20. Cicciotta anche questa. Molto cicciotta. Molto pesante. Cosa ci sarà? Sta crollando tutto. Sta crollando tutto. E abbiamo un tonico alla rosa damascena di So Rose. Non ho mai provato nessun prodotto di questo brand. Sempre il solito, la mia mano ci arriva a coprire poco. Sono molto molto curiosa di provarlo perché io amo i tonici. Ho finito il mio tonico, ma anche questo. Non sveliamo niente perché sarà tra i prossimi video dei finiti. Casella numero 21. Casella numero 21. Abbiamo una Beauty Blender, non mi veniva il nome, della Real Techniques. Non mi sembra la classica Beauty Blender perché ha, non so se lo vedete, forse fa troppo riflesso, un cuscinetto in silicone, mi sembra interessante, interessante. Casella numero 22, ci siamo, siamo quasi alla vigilia di Natale, il 22, iniziamo ad aprire i primi pandori, panettoni, e alla 22 troviamo un prodotto di Bosch, che è una black mask di Bosch. Ho provato alcuni prodotti e mi sono sempre piaciuti, quindi ottimo. Casella numero 23. Che dolcetto abbiamo oggi, il giorno 23, prima della vigilia. Oggi apriamo... Ah, quindi, pennello per le maschere. Io ne ho altri.
Alluvia per Zalando. Ok, io ne ho altri pennelli così, non così piccolini però, più grandini. E devo dire che mi trovo molto molto bene. Quindi abbiamo trovato la maschera di Boscia il giorno 22 e quindi il giorno 23 pennello per la maschera. Se non avete mai provato questi pennelli in silicone, a parte sono facilissimi poi da lavare, per le maschere provateli perché sono ottimi. Vigilia di Natale, ci siamo! Pesantino, pesantino. Cosa ci sarà? Vedo del blu. Vedo del blu. E abbiamo una crema idratante della Augustinus Better AB. A vederlo così sembra un brand luxury. E sì, mi sa che è un brand luxury. Crema idratante da me non manca mai, quindi da provare. Cosa devo dire di questo calendario? Io lo amavo già dai primi video che ho visto, come vi avevo detto. L'ho amato per lui. E se lo trovate ancora disponibile, non pensateci un minuto, acquistatelo. Vale, vale veramente la pena. Vale la pena, prodotti ottimi, brand di una buona fascia di prezzo. Altri luxury, tipo questa crema, vale la pena. Allora, siamo alle conclusioni, quindi se lo trovate compratelo, questo è un mio pensiero, però è per provare anche altri prodotti e molti molti altri prodotti, quindi secondo me vale veramente la pena. Spero vi sia piaciuto questo primo video, sarà il primo di tanti altri, grazie per avermi seguito. Scusate se sono un po' impacciatina come primo video, ma vi prometto che pian piano faremo di meglio. Grazie ancora a tutti. Un bacione!